A Monasterace, presentazione della lista civica Mo si cambia con il promotore candidato a sindaco Palmiro Spanò. L'obiettivo, dicono, in vista delle prossime consultazioni amministrative dell'8 e il 9 giugno, è quello di dare una nuova immagine a Monasterace, incentivando l'apertura di nuove attività economiche e produttive che creino occupazione e sviluppo. Durante la presentazione si è parlato di anni di immobilismo, di un paese che invece vuole migliorare il presente e costruire un futuro di riscatto. Il candidato a sindaco è consapevole, dice, dei problemi ereditati dall'indebitamento, agli alti costi dei servizi e dei tributi e sui quali, dice, interverremo con soluzioni adeguate. La mia candidatura è nata proprio da un comitato di oggi 47 persone che si sono riuniti nella forma di una sezione online, cioè su WhatsApp, e hanno votato questa mia candidatura già all'inizio dell'anno. Questo comitato poi ha iniziato a lavorare e quindi ci siamo messi insieme a ragionare sul programma, sul progetto. Abbiamo prodotto una serie di indicazioni che sono state evidenziate in un programma che adesso presenteremo anche qui questa sera, nato frutto di una collaborazione tra gli aderenti al comitato promotore della lista civica Mo si cambia. Abbiamo anche realizzato un bellissimo simbolo grazie a Gino Vasile, che è un grande grafico pubblicitario. Quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità di Monasterace ad una svolta. Il titolo Mo si cambia è emblematico di una svolta che necessita, sentita dalla gente, e noi quindi ci auguriamo che questa svolta venga presa in considerazione anche attraverso il fatto che abbiamo grossi motivi di speranza, perché si sente nell'aria la volontà di un cambiamento, la voglia di cambiare, si sente nell'aria dopo molti anni di una gestione che è stata un po' bloccata, insomma, anche se parecchie cose sono state fatte, ma sul piano del sociale, sul piano del culturale è stata un'esperienza degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi 10 anni, un po' bloccato, un paese un po' morto, le sue potenzialità, le sue ricchezze storico-archeologiche sono state poco valorizzate. Ecco, necessita di uno salto in avanti questo paese e mettersi insieme ai paesi come Roccella, come Badolato, che hanno avuto un grosso anche, un paese di mare che ancora stenta, non ha un piano spiaggia, un paese di mare che ancora che ha un lungomare che per certi aspetti deve essere fortemente rinnovato, che non è ancora attrattivo al punto giusto di far arrivare persone anche dall'entroterra. Quindi ci sono tante cose da fare, un verde pubblico che è poco curato, viene curato solo il mese estivo, però le cose vanno fatte anche per la gente che abita qui a Monasterace. Il paese deve essere attrattivo anche per la comunità della Vallata dello Stilare, quindi in maniera che possa vivere tutto l'anno. Sul piano della socializzazione, le associazioni non sono state mai veramente aiutate, né sui programmi, quindi quando una comunità non aiuta, quando un'amministrazione non aiuta le associazioni, è chiaro che il sociale decade. Per cui tra i nostri progetti è quello di dare segni significativi alle associazioni sulla base di programmi che presenteranno, e quindi su questi programmi dovrebbero essere finanziati. Questo edificio dovrebbe diventare il luogo dell'associazionismo, la casa della cultura con una biblioteca, con la possibilità per i ragazzi soprattutto in difficoltà di avere docenti per il doposcuola, un doposcuola gratis per quelli che ne hanno bisogno, e quindi una casa della cultura che possa essere il centro vitale di questa comunità, e anche uno spazio per proiezioni per i ragazzi, uno spazio per attività ludiche, per teatro per i ragazzi, ma anche per durante l'inverno. Soprattutto abbiamo un paese veramente morto, veramente spento dopo le 7 di sera, quindi bisogna organizzare delle iniziative culturali, artistiche che possono far incontrare la gente. Questo non è avvenuto in questi anni e noi faremo l'impossibile se la comunità accoglie il nostro progetto per dare questa svolta tanto auspicata a Monasterace.